In questa congiuntura incerta io credo che l'Europa abbia di fronte due grandi sfide. La prima è contenere l'inflazione, ridurre il debito, in particolare per paesi come il nostro, senza deragliare il treno della crescita. Vasto programma, si direbbe, no? Perché tenere insieme riduzione del debito, contenimento dell'inflazione e crescita certamente non è facile, anche perché la stretta della politica monetaria comincia a produrre, gli ultimi dati della Banca Centrale Europea indicano una restrizione del credito alle imprese e alle famiglie. Le politiche di bilancio tuttavia non possono che assecondare il contrasto all'inflazione, ma con delle ricette che non siano un ritorno all'austerity, il che tradotto vuol dire ovviamente più investimenti che spesa corrente, vuol dire graduale eliminazione delle misure universali per far fronte ai prezzi dell'energia, vuol dire uso delle risorse europee comuni. La seconda sfida è non restare indietro rispetto alla corsa alle tecnologie pulite che caratterizza oggi tutto il mondo.